di Remax Platinum, ben trovati da Attilio Scuderi, ben trovati al nostro TG e oggi parliamo di una notizia importante ma soprattutto curiosa, perché per dare miglior valore al vostro immobile tutto passa dalla rendita catastale. Noi vi spieghiamo i valori, dove poter andare per calcolare al meglio proprio un dato che diventa determinante per vendere o acquistare la vostra casa. La rendita catastale determina il valore attribuito ad un immobile e soprattutto quando si sia tenuti a pagare per le imposte o per le tasse. Un termometro importante per stabilire quale sia il reddito di uno specifico immobile, determinandone anche il guadagno che se ne ricava dalla proprietà. Questo dato si considera al netto delle spese, includendo però le imposte e le tasse dovute. Per stabilire la rendita si tiene conto della categoria di appartenenza dell'unità immobiliare e della categoria catastale in rapporto agli immobili della stessa tipologia. Elementi fondamentali sono: dimensione dell'immobile, che viene misurata sulla base del numero dei vani e della volumetria, e estimo, cioè la tariffa relativa alla zona censuaria in cui è situato l'immobile e alla sua tipologia. Entro 30 giorni da quando un immobile di nuova costruzione diviene agibile, il proprietario deve chiedere all'Agenzia del Territorio l'attribuzione della rendita catastale. Se la rendita attribuita è diversa da quella proposta, il contribuente può ricorrere attraverso la rettifica effettuata dall'Agenzia del Territorio, che eventualmente deve notificare la rettifica entro un anno. Diversamente, la rendita proposta diventa definitiva. Per ottenere i dati catastali di un immobile di vostra proprietà o interesse, basta consultare il servizio Consultazione Rendite Catastali dell'Agenzia delle Entrate, dove vengono forniti tutti i dati necessari. Con il servizio dedicato alla rendita catastale noi vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima edizione, alle prossime curiosità e news, ma soprattutto andate a visitare i nostri social e andate a visitare Remax Platinum, la pagina Facebook, mettete un like e lo stesso fatelo sulla pagina Instagram.